Ciao caro amico viaggiatore, benvenuto o ben ritrovato. In questo video parleremo di 10 buone ragioni per cui dovresti viaggiare da solo almeno una volta nella vita. Se è la prima volta che atterri su questo canale, mi presento. Sono Matteo, viaggiatore professionista e fondatore di Diventa un Viaggiatore. Ed in questo canale diamo tanti consigli di viaggio, ad esempio sulla sua organizzazione, sul risparmio, sul mindset, tutti i consigli che ti potrebbero essere davvero utili per il tuo prossimo viaggio. Quindi, se vuoi diventare un viaggiatore anche tu, guarda per intero questo video ed iscriviti qui in basso al canale. Mi raccomando, poi attiva le notifiche per essere sempre informato sull'uscita di un nuovo video. Viaggiare con la famiglia o con gli amici può offrirti esperienze, risate e ricordi che porterai con te per tutta la vita. E potresti pensare che viaggiare da soli non potrà mai essere un'esperienza che riesce ad arricchirti al pari dei viaggi fatti con la famiglia oppure con gli amici. Ma devi sapere che non è così. Molte persone che hanno deciso di vivere in viaggio la loro vita, come li chiamo io, diciamo i viaggiatori doc, hanno dei ricordi straordinari durante i propri viaggi in solitaria. Infatti, il giorno in cui questi viaggiatori hanno iniziato il loro primo viaggio da soli, hanno capito che non avrebbero più potuto farne a meno. Diventa quasi una droga, quindi fai attenzione a guardare questo video perché potresti diventare dipendente da viaggi in solitaria. Quando viaggi da solo, la mancanza di persone familiari che quindi interagiscono con te porta a concentrarti molto più intensamente sulla tua destinazione. Penserai molto di più al dove ti trovi piuttosto che al con chi sei. Questo è probabilmente il motivo per cui molti viaggiatori riportano dei ricordi più vividi dei viaggi fatti da soli. Infatti, la loro attenzione era assolutissimamente focalizzata sull'ambiente circostante e quindi sul viaggio. Dato che sei solo, non potrai fare affidamento sui tuoi compagni di viaggio per i problemi, quindi di tutti i giorni. Questo, diciamo che apparentemente può sembrare un ulteriore problema, ed invece no, è un bene, perché dovrai contare solo sulle tue forze. Con il passare dei giorni ti accorgerai che i problemi diminuiranno fino a quando spariranno del tutto, mentre la tua autostima e le tue capacità di adattamento cresceranno a dismisura. Significa quindi fare di necessità virtù. Quel che ieri era un problema, oggi risolvendolo ti sei assicurato che un domani non ti si ripresenterà più. Prima di proseguire con il video, desidero comunicarti che la community Diventa un Viaggiatore è qui per aiutarti ad aggiungere all'interno del tuo schema di vita la parola viaggiare. Infatti, viaggiare, che sia il tuo obiettivo di vita principale o che sia un tuo obiettivo secondario, è una delle cose più belle e stimolanti che possiamo fare nella nostra vita. Ed il primo passo verso la realizzazione di questo grande obiettivo è quello di iscriversi alla lezione 100% gratuita che ti insegna i 7 trucchi che ti consentiranno di viaggiare a costo zero. Iscriviti adesso, mi raccomando, trovi il link qui in basso nella descrizione. Quando si viaggia in compagnia, ci si trova spesso nella posizione di voler fare delle attività di nostro gradimento, no? Come ad esempio quel particolare percorso di trekking in montagna, oppure quella gita nel deserto, o ancora quel tour della barriera corallina. Tutto questo però magari che senza che i nostri compagni di viaggio siano effettivamente d'accordo con noi. Quindi cosa si fa a quel punto? Puoi fare due cose. Farlo lo stesso, separandoti quindi dai tuoi compagni senza preoccuparti troppo, oppure rinunciare ad un'attività che probabilmente non avrai più modo di fare nella vita. Devi sapere che tra queste due scelte le persone scelgono quasi sempre la seconda via, perché non essendo da sole si sentono che non possono fare come gli pare. Questo però a lungo andare porta a quelle che io chiamo le 3 R, ovvero rimorsi, rancori e rimpianti. Quando si viaggia in gruppo, cambiare i piani prestabiliti può essere davvero un grosso problema. Ti sarà capitato sicuramente, infatti, qualche volta in vacanza di voler fare qualcosa che non faceva parte del piano e che ti ha portato invece solo ad infinite discussioni. Quando viaggi da solo, invece, puoi fare assolutissimamente come ti pare. Puoi cambiare piano ogni 5 minuti se lo vuoi, e questo può essere applicato a qualsiasi tipo di decisione, che sia grande o che sia piccola. Ad esempio, dalla decisione su dove mangiare alla
scelta se noleggiare un'auto e lasciare la città. Vuoi spendere 100 euro a notte per quella fantastica stanza sul mare? Puoi farlo. Vuoi spendere solo 5 euro al giorno per mangiare? Puoi farlo. Vuoi andare solo a musei, eventi e attrazioni gratuite? Puoi farlo. Quando viaggi da solo, nessun altro, a parte te, ha il potere di decidere dove, quando e come spendere i tuoi soldi. Respira finalmente quest'aria di libertà. Quando siamo in vacanza con amici e parenti, gran parte della nostra esperienza è condivisa, il che ovviamente può essere davvero bello e divertente, ma può anche essere una sorta di cuscinetto o di filtro, diciamo, tra noi e il mondo che ci circonda. Viaggiare da soli, invece, rende quasi impossibile rimanere nella bolla della zona comfort, il che può portare a esperienze di viaggio molto, molto più intense. Come abbiamo detto nei punti precedenti, una delle cose più belle di viaggiare da soli è che sei tu a decidere. Troppo spesso nelle vite quotidiane siamo costretti a seguire i programmi di altre persone e questo si ripercuote anche sulle nostre vacanze, dato che almeno su quelle vorremmo decidere noi invece che adattarci. Ti immagini però un gruppo di persone stressate che vogliono tutte quante decidere cosa fare e dove andare? Io sì, ed è chiamato inferno, non vacanza. Viaggiando da solo puoi uscire dagli schemi che non ti piacciono e rilassarti davvero, anche perché poi, se lo vorrai comunque, la compagnia la potrai sempre trovare. Potrai finalmente stare per ore in un museo con nessun altro che ti stressa, oppure potrai prendere un autobus ed arrivare fino all'ultima fermata solo per girare la città, potrai leggere un libro nella tua stanza perdendo tecnicamente tempo in vacanza, o qualunque altra cosa tu possa invertarti che sembrerebbe, diciamo, una perdita di tempo per le altre persone. Seguire il proprio ritmo senza compromessi potrebbe non essere possibile nella vita di tutti i giorni, ma almeno in vacanza, dai, stacca davvero la spina. Tempo fa, quando ero più giovane, non che adesso sia vecchio, però quando ero più giovane, pensavo che se non fossi riuscito a trovare qualcuno che voleva visitare un posto con me, allora non sarei potuto partire neanche io. C'erano sempre 3.000 problemi nel riuscire ad organizzare un viaggio insieme a qualcuno, come ad esempio le date di partenza, la lunghezza della vacanza, i soldi da spendere o il posto da visitare. Era davvero stressante come cosa. Mi dicevo, vado in vacanza per rilassarmi ed invece mi sto stressando per organizzarla. Onestamente, adesso quando ripenso a quei momenti dicevo, ma chi me lo faceva fare? Ora invece ho cambiato mentalità, ovvero se nessun altro è interessato o disponibile, mi limito a scrollare le spalle e vado comunque, sapendo che viaggiare da solo non è un grosso problema, anzi è un'assoluta libertà. Un aspetto da non sottovalutare quando si viaggia in solitaria è che avrai più possibilità di imparare una nuova lingua o di migliorarne una che già conosci. Io ad esempio nel 2018, prima di partire per il giro del mondo, conoscevo solo un po' di inglese, ma quando invece sono tornato dopo 9 mesi avevo decisamente migliorato il mio inglese ed avevo anche imparato, diciamo, uno spagnolo abbastanza base. Questo grazie al fatto che la maggior parte del tempo sono stato da solo, ma anche perché quando ero in compagnia mi sforzavo di non parlare italiano. Quando ti avventuri nel mondo e sei da solo, ad un certo punto dovrai iniziare ad affrontare il tuo vero io interiore. Inizierai quindi a conoscerti internamente, a scoprire meglio cosa ti interessa e cosa vuoi fare con il tuo tempo. La letteratura, sia della nostra epoca che di quella passata, lo conferma. Infatti spesso c'è un viaggio al centro di molti dei nostri miti, romanzi e memorie più grandi e significative. Viaggiando con altri troverai sicuramente amicizie e divertimento, ma viaggiando in solitaria scoprirai davvero chi sei. Cosa ne pensi quindi? Ti ho convinto a intraprendere un viaggio in solitaria? Scrivimelo qua sotto sui commenti. Bene ragazzi, siamo quasi giunti alla fine di questo video. Se ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale così non ti perderai i prossimi video che
pubblicheremo su come diventare un vero viaggiatore. La community di Diventa un Viaggiatore è qui, come ti ho detto prima, per aiutarti ad aggiungere all'interno del tuo schema di vita la parola viaggiare. Infatti, viaggiare, che sia il tuo obiettivo di vita principale o che sia un tuo obiettivo secondario, è una delle cose più belle e stimolanti che possiamo fare nella nostra vita. Ed il primo passo verso la realizzazione di questo grande obiettivo è quello di iscriversi alla lezione 100% gratuita che ti insegna i 7 trucchi che ti consentiranno di viaggiare a costo zero. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!